disputa condominiale per Bono. Il cantante Bono degli U2 esorta i paesi ricchi ad aiutare i poveri, ma nella sua vita di rockstar si comporta esattamente come tanti suoi colleghi dello spettacolo. Il rocker, che possiede un lussuosissimo attico in uno degli edifici più pregiati di New York, si è infatti impegnato in una dura battaglia condominiale contro i vicini. La residenza americana del cantante, che vive lì con sua moglie e i quattro figli, fu venduta a Bono nel 2003 dal fondatore della Apple, Steve Jobs, per 14,5 milioni di dollari. I suoi vicini di casa, nel palazzo anni 30 che costeggia Central Park a New York, sono divi come Steve Martin, Dustin Hoffman, Diane Keaton e Steven Spielberg.